parrocchino, cioè, però io ce li ho. Allora, avete colto questo chiacchiericcio qui. Buonasera a tutti, quelli degli anni 60-70, terza edizione, seconda per noi di Super TV Oristano. Sono veramente contento di essere nuovamente in piazza Eleonora. Stavolta abbiamo cambiato completamente location. La volta scorsa ci siamo trovati presso la sede della Casa della Musica, stavolta invece siamo proprio nel punto in cui devono esibirsi i gruppi. Ed è il primo gruppo che fra qualche minuto inizierà la serata. Intanto una conoscenza, perché mi pare che dello scorso anno ci sia rimasto soltanto Giampiero Corrias. Che fine hanno fatto i tuoi compagni di viaggio? No, i compagni di viaggio oggi sono impegnati in una serata a Ussana, ma questo è il mio gruppo, quelli dell'anno scorso era un gruppo così inventato per l'occasione, perché non erano disponibili questi ragazzi. Perché questo qui è il primo gruppo con cui abbiamo suonato a Oristano, La Nuova Dimensione. La Nuova Dimensione, storico gruppo, ed è la formazione originale? Non è originale, perché Franco sostituisce il fonico, il nostro cantante era Luigi Frino, e Sandro Congia sostituisce il tastierista, che era Nando De Martino. Il resto è tutto originale. Allora, hai nominato Franco Milone. Allora, presentaci anche gli altri, i tuoi compagni di viaggio. Milone, voce solista, Marco Corrias, basso, Peppo Erca alla batteria, Sandro Congia tastiere. Bene, allora Franco, giusto? Con Giampiero della sua carriera artistica abbiamo parlato abbondantemente lo scorso anno, insomma, ma non che non sia, come dire, da ricordare ogni volta. Però adesso lasciamo un po' di spazio agli altri componenti della Nuova Dimensione. Gruppo storico che nasce a Oristano in quale anno? Beh, della Nuova Dimensione sicuramente non lo so. Io sono stato contattato da Giampiero, sono stato contattato 2 anni fa, per lo stesso motivo ho partecipato molto volentieri, perché conoscevo Giampiero da tempo e mi è piaciuta la storia, e quindi quest'anno mi ha fatto piacere ripartecipare nuovamente. Allora, in che anno nasce la Nuova Dimensione? 1970. 1970, tuo fratello ti ha seguito dal primo giorno? No, è lui veramente che ha seguito me, perché io sono più grande di lui. Quindi sei tu che hai, come dire, formato il gruppo? No, eravamo assieme dall'inizio. Dal primo giorno, insomma. Sì, sì. Dal 70 quanti anni ha durato? 4-5 anni, 2 anni. Due anni. Allora ricordiamo che però erano 2 anni molto intensi, nel senso che anche brevi periodi però si suonava davvero. Beh, è nata così la storia. Noi suonavamo insieme da ragazzini, proprio con i calzoni corti ancora. Avevamo un gruppo, si chiamava I Legionari. Questi legionari si erano evoluti quando è nato il rock negli anni 69-70, le Zeppelin. Noi volevamo fare solo canzoni delle Zeppelin, solo che il pubblico non era tanto contento di questo repertorio. Allora poi, con l'ingresso del tastierista Nando De Martino, un po' ci siamo andati in regolata, abbiamo fatto un repertorio più alla portata della gente, che non era come noi, diciamo, rockettari fino alla punta. Chi era il cantante che faceva il Zeppelin? No, Marco, era Marco. Sì. Marco, sì, sì. Quindi Marco prendevi le tonalità del cantante delle Zeppelin? Sì, tonalità originali. Sì, riuscivi senza sforzi? Sì, allora. Allora, oggi naturalmente. Oggi ho l'artrosi alle corde vocali. Bebbo, Erca, Peppo, è vero, Erca. Scusa, se mi interrompo, no, è perché lui ha dimenticato di dire che faceva anche Marcella Bella, Montagne Verdi, nella tonalità originale, tra l'altro. Quindi, anche con gli aggettivi al femminile. Sì. Peppo Erca, io lo ricordo da ragazzo, capelli lunghi, baffi. Io gli davo sempre una forte somiglianza ad Antonello Venditti. Penso che te l'abbia detto qualcun altro. Sì, vero? Sì, sì, sì. Ecco. Perché usavo il Ray-Ban pure io. Sì, gli stessi occhiali di Antonello Venditti. Quindi li ho fregati in un concerto, in una tournée. Allora Peppo, il tuo ingresso nella Nuova Dimensione da quando? No, praticamente siamo nati assieme da subito, cioè poi da quando si sono sciolti, quello che stava dicendo Giampiero, i Legionari, si è formato questo nuovo gruppo, e appunto gli elementi li ha già detti Giampiero, e quindi nel 1970, sì. Abbiamo suonato parecchio al Sombrero, Cabras, proprio ogni domenica eravamo lì. Sì, l'ho detto che in quel periodo, anche se erano 2 anni molto intensi, davvero si suonava davvero. C'era anche una discreta concorrenza, vero? Abbastanza. Io mi pare che allora contassi 14 gruppi circa ad Oristano, forse anche di più.
Uno in ogni strada. Uno in ogni quartiere. Sì, uno in ogni quartiere. Più o meno. Sicuramente. Tu... Ci divertivamo, quindi, ma c'era quella competizione sana, insomma. C'era qualche malelingua, però... Va bene tutto, ci divertivamo. Ma ci stava. Oggi gli anni sono passati, la batteria la suoni ancora, ma senza, diciamo, soluzione di continuità, oppure ti sei fermato? No, guarda, come ha detto Giampiero, ci siamo visti 2 anni fa qua per suonare. Io fino a quel momento ero 17 anni che non toccavo bacchette, per cui abbiate pazienza. Quello che sentirete. Quello che esce. Allora, l'ultimo elemento della nuova dimensione, l'ultimo soltanto perché ha scelto di stare da questa parte, rispetto a me, il nome? Sandro Congia. Sandro Congia, arriva da? Da Basanta. Perché no, questi gruppi avevano sempre degli stranieri, diciamo così. Sono nato a San Luri, ma vivo per lavoro da Basanta da più di 30 anni. Sono un medico, sono psicoterapeuta, loro sono convinti di saper suonare e saper cantare. Per pazienza, secondari perché si agitano molto. Ecco, nel frattempo siete diventati grandi, tutti professionisti, medico. Peppo, cosa fai? Io ho sempre impiegato, sì, geometra in catasto, insomma. Io commerciante. Io sono un pensionato delle Ferrovie dello Stato. Commercialista pentito. Qual è il repertorio di stasera? Beh, stasera faremo delle canzoni un po'... le abbiamo scelte con cura perché abbiamo visto che la gente di Oristano apprezza molto la buona musica, quindi quest'anno faremo qualcosa dei Genesis, qualcosa delle Orme, qualcosa dei Toto e poi vediamo. E allora noi siamo, come dire, ansiosi di vedere la vostra esibizione. Come vi sentite? Carichi? No, bene, è un piacere. Ci sono i soliti problemi tecnici perché avremmo voluto più partecipazione da parte di chi ha organizzato questa manifestazione, però non ce la rovinerà nessuno. Noi saremo sul palco e saremo contenti e suoneremo bene, benissimo per la gente che ci vuole guardare. Tra l'altro avete avuto l'incarico di fare da apripista? Sì, sì. Cioè, l'anno scorso hai chiuso, se non sbaglio. L'anno scorso abbiamo chiuso, quest'anno per primi, ci hanno premiato perché hanno visto che per ultimi siamo gente anziana e ci addormentiamo e quindi le suonate subito così poi vi coricate tutti, non se ne parla più. Età media? 60 anni, dai. Allora, dunque, guarda, la media è sui 40 perché loro ne hanno 60 tutti, io ne ho 30, quindi sono 40. Bene. Allora adesso li vedo già pronti, vedo dal mio portatile che dietro le quinte è il... No, è davvero una telecamerina portatile, assolutamente sì, fa pure il caffè. Allora vedo che è tutto pronto sul palco e allora prego, sentiamo appunto la vostra esibizione. Buon divertimento anche a voi. Anche a voi. Grazie. Speriamo che vi divertiate anche voi. Grazie, ciao. Ciao. Your daughter.
talk to your lover. You should talk to your lover. You should talk to your lover. You should talk to your lover. She don't make me a lover, and I ain't gonna leave her be. You should talk to your lover. You should talk to your lover. You should talk to your lover. Grazie. Sera, buonasera a tutti. Ciao. S'alza di notte, cammina in silenzio con gli occhi ancor chiusi, come seguisse un magico canto, e sull'altalena ritorna a sognare. La lunga vestaglia, il volto di latte, i raggi di luna sui folti capelli, la statua di cera si allunga tra i fiori, colletti gelosi la stanno a spiare. Cattura le stelle per i suoi desideri, un'ombra furtiva si stacca dal muro, nel gioco di bimba si perde una donna. Con voce smarrita per sempre ripete: io non volevo svegliarla così, io non volevo svegliarla così. Grazie.
quando la sera tu ritorni a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che sognavi un giorno per noi. Vedrai che cambierà. Non so dirti come e quando, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai, non son finito, sai. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa, e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene. Mi fa disperare il pensiero di te e di me, che non so darti di più. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai, non so finito, sai. Non so dirti come e quando, ma un bel giorno cambierà. Luigi Frino. Flip the stand and guide me toward salvation. I've stopped all men along the way, hoping to find some long forgotten words or ancient melodies. And it is with me meant to say, hurry boy, it's waiting there for you. Thank you.
was left longing for some solitary company. I know the right must do what's right. Sure, it Kilimanjaro rises like Olympus above the city. I seem to feel what's deep inside, frying all these things that I've become. A una persona speciale che oggi non è potuta venire qua, ma la suoniamo per lei, una persona veramente forte, la più forte che abbia mai conosciuto. Fire is clear, oh no eyes can see. The coast laid down long before. And so with gods and men, the sheep remain inside they pain. Though many times the sea will leave. They rise majestic. Bastons of men who care not or gaze with joy. And the sea reflected there, the tree, the sky, the lily fair, the sea on the fish line just below. The mountains cut off, the time.
Thank you.
just climb another soul. And so with gods and men, the sheep remain inside their pen until the shepherd leads his love away. The sense of time where it all is goodbye. The river of constant change. Grazie. Grazie. Thank you.
with a touch of mine. Give to me free. It's alright, it's alright, she said. There's a kind of thing you want from me. Oh, anything, grazie, arrivederci. Ciao, buonasera. Buonanotte.